Cari amici, siamo qui a Veio, nella zona A del parco di Veio, che a noi è molto cara per mille motivi, soprattutto perché da ragazzo ci venivo qua a fare camporella con delle ragazze che rimorchiavo, straniere, soprattutto amanti dell'archeologia, e loro, siccome erano amanti, erano il target giusto per me. E allora... Appunto perché era un amante di archeologia, a tu gli piacevi allora, capito? Insomma, fatto sta che ogni volta che vengo qui mi riporto indietro nel tempo e mi ricordo degli bei episodi, delle belle memorie, eccetera. E oggi, appunto, poi di giorno, da qualche tempo, veniamo qui per, diciamo, enunciare al mondo e... diciamo informare della nostra attività di denuncia, eccetera. Ecco, l'altro ieri, il 5 gennaio, abbiamo depositato due denunce, una delle quali già l'amico Giorgio, insieme a Mario, che si è unito a noi negli ultimi tempi, hanno già esaminato per quello che riguarda l'utilizzo della lingua italiana negli atti ufficiali della legislazione da parte del Parlamento, nelle leggi appunto che emana. E ce n'è un'altra che abbiamo fatto l'altro ieri, sempre il 5, che voglio ricordare così solo per fare, diciamo, un po' di archivio storico, che parla appunto della incostituzionale, illegale e illecita sperequazione tra cittadini e lavoratori fra il settore privato e il settore pubblico, messo, diciamo, nel progetto di legge che sta portando avanti il nostro caro non eletto Presidente del Consiglio, che appunto fa questa disparità di trattamento fra l'attività lavorativa svolta da un lavoratore nel settore privato e un altro lavoratore di pari grado, pari di livello, pari competenze, pari ruolo, eccetera, eccetera, nel settore pubblico. Ecco, questo volevamo citare perché questo, questo atto costituzionale, questo atto istituzionale potrebbe essere l'inizio di una grave divaricazione di diritti, oltre a quella già portata nell'annullamento dei diritti, ma qui c'è un'azione anche di divaricazione di diritti e di sperequazione fra cittadini che saranno in futuro, faranno parte della cerchia degli eletti come persone, come domestici, diciamo così, dei grandi delle elite. I comì, ecco, i comì, bravo, non mi viene la parola, come i comì della elite, del potere più o meno istituzionale e più o meno eletto e più o meno regolare, e i cittadini invece di serie Z che non hanno queste prerogative, queste, diciamo, chance, ecco. Allora, un'ultima cosa. Aspetta, devo fare un commento dopo. Sì, no, volevo solo dire, quindi questa legge è un aborto giuridico e in quanto contraddice all'articolo 3 della Costituzione, che è uno dei primari e che va tutelato con le unghie e coi denti. Ecco, lascio la parola a Giorgio, sì, che giustamente deve fare la sua osservazione. Sì, teniamo presente che questa questione è una questione sostanzialmente molto importante. Perché? Perché la distinzione... Sostanzialmente, concettualmente, però. Sì, no? Sì, no, perché la distinzione tra pubblico e privato è importantissima. Allora, però, questa distinzione tra pubblico e privato avrebbe un senso in una società contemporanea qualora il pubblico fosse realmente pubblico. Bravo, hai detto bene. Allora, quando io, in cui lo Stato fosse davvero lo Stato che era 30-50 anni fa. Quando il pubblico mi rappresenta lo Stato, allora è giusto che il pubblico, chi rappresenta lo Stato, abbia una serie di garanzie maggiori del privato. Però in questo momento, dove il pubblico è completamente assolutamente appiattito negli interessi privatistici che sono della grande finanza internazionale, esatto, che ricordiamo che dopo facciamo vedere gli atti del dossier, sì, di Trotkin, e ne parliamo più ampiamente. Esattamente. E allora, siccome la situazione è di questo tipo, è chiaro che si vengono a creare delle divaricazioni che sono sostanzialmente ingiuste.
E questo è l'ambito del discorso. Ho tenuto, ma sono ingiuste, inique. Esatto. Squilibrate. Va tenuto presente, inique, da questo punto di vista, che noi abbiamo a che fare con un ambiente che poi verrà ampiamente descritto nelle prossime, nei prossimi video che faremo a commento delle nostre denunce. Noi abbiamo a che fare con un ambiente completamente squalificato. Allora, il grande Pitigrilli disse una frase bellissima: capisco il bacio all'ebroso e non capisco la stretta di mano all'imbecille. Allora noi diciamo: capisco il vandalo che distrugge Roma, no? Capisco il grande Alarico che ha distrutto, certo, Roma, certo. Capisco i vandali. Anche perché che... Alarico era davvero un grande, appunto, per sconfiggere l'impero, non è che arrivava, appunto, uno qualunque. Esattamente. Non capisco la distruzione. No, una cosa importante è questa mistificazione unilaterale della visione fra il vincitore e il vinto, che esiste da sempre. Alarico, che pure è stato un grande condottiero, è sempre passato per essere un delinquente. Sì, vabbè. Mentre i delinquenti veri, ricordiamoci che erano gli ultimi imperatori in particolare. Non sono. E quelli che sono subentrati all'imperatore successivamente. Quelli che stavano a Roma quando ci fu il sacco di Roma. Allora, e per concludere... E sappiamo bene che fanno parte sempre della solita casta attuale. Esattamente, sempre loro, eredi degli eredi degli eredi. Allora, ripeto quella frase: capisco il vandalo che distrugge Roma, non capisco il pidocchio che se sta fregando piano che piano. Che se la succhia. Che se la succhia piano piano, come avviene da millenni. Da millenni, ma soprattutto in questi ultimi tempi, certo, che sono i tempi, appunto, certo, di conclusione, certo, di un'era. Di un ciclo. Questi sono tutti pidocchi. Sì, ma è un ciclo che dicono che finisce, ma non finisce. Finisce. Ma quando finisce? Ma non è, allora, no, quando siamo ai pidocchi, no, siamo alla fine. Una precisazione importante per far capire alla gente che non ha contezza di questa cosa. Nulla inizia e finisce con un taglio, è tutto un continuum nella storia. C'è un travaso da un'opinione, da una sentire comune, che è in un determinato modo prima, e poi gradualmente si travasa, per cui poi alla fine quello che rimane, alla fine di questo passaggio che dura decenni, millenni, secoli, anche solo mesi in alcuni casi, che però prima era una cosa e dopo è tutt'altro. Cioè non esiste un taglio, una rottura, è un continuum che però modifica se stesso autogeneticamente. E quindi senza l'intervento esterno molte volte, anche con l'intervento esterno, ma quando noi cambiamo e maturiamo, ad esempio da bambini diventiamo adulti, è un mutamento che ci fa diventare persone completamente diverse, molto spesso addirittura agli antipodi in alcuni casi, no? Perché avviene, diciamo, quella presa di coscienza dell'identità, per cui a un certo punto diventi un altro. No, prima eri un bambino, diventi una persona adulta, a volte affine a quello che era il bambino, ma addirittura a volte completamente recalcitrante rispetto a quello che eri prima, cioè rifiuti la tua identità primitiva. E quindi quello che volevo dire è che c'è questo travaso graduale che può durare giorni, mesi, anni, secoli, che poi produce un cambiamento, una virazione completa del fatto, dell'individuo, dell'evento, del concetto, dell'idea, eccetera. Ecco, scusa, ho interrotto. No, vabbè, fai, io quello che dovevo dire l'ho detto. No, stavi dicendo una cosa. No, questo che stavo dicendo, va bene. Va bene, stavo dichiarando che, e lo ripeto, la frase mia è questa che deve essere ripetuta e messa sui muri, perché ai tempi di Mussolini mettevano delle frasi di Mussolini. Sì, sì, vincere. Vinceremo, vinceromo e tutta sta roba qua. Me ne frego. Allora, noi dovremmo mettere questa frase: capisco la distruzione dei vandali, non capisco il risucchio dei pidocchi, che sono quelli di oggi. Sì, sì, sì. È emblematico questo. Ma autentici questo aforismo è emblematico. Napolitano, Renzi, Letta, Monti, ma anche Berlusconi, Zingaretti, Prodi, Zingaretti, Ciampi. Zingaretti chi è? Un piccolo zingaro, peggio di così, insomma, che te li va. Ma Ciampi, Ciampi, tutti.
pidocchi, nel senso che si attaccano. Quando Napolitano fu preso con le mani nella merda, che, in Germania, in Germania, che aveva un giornalista un volo a gratis, e si fregava i soldi del biglietto, certo, e l'aveva messo sul rimborso spese, esattamente. E perché queste cose qui non poteva che essere il presidente di questa repubblica, un presidente dei pidocchi. Esattamente, dei pidocchi. Tu prosegui su quella, sì, strada. Ma il discorso quindi verteva sulla, diciamo, rappresentazione delle ultime denunce che abbiamo fatto in questi ultimi giorni. Esattamente. Allora, l'altro, diciamo, fatto importante, cerco gli occhiali. Ce l'hai qua. Aspetta. Sulla gamba, sul ginocchio. Ah, eccolo. Allora, un fatto importante è quello appunto di questo progetto di legge, questo disegno di legge, che è veramente di una demenzialità assoluta, senza entrare nel merito del testo, che è una cogliazza di obbrobri, che è una cosa impudica proprio, veramente vomitevole, no? Ma non entriamoci, perché ancora è un progetto di legge, quindi possono dirti in qualunque momento che abbiamo sparato un po' di cazzate, scusate, no, tanto, ma in ogni caso, è un comportamento da pidocchio, poi il resto però possono sempre tirare indietro, tornare indietro e dire no, vabbè era un estemporaneo, un testo di cazzo che cioè, ha voluto che mettessimo anche quelle voci lì nel progetto di legge, però poi abbiamo deciso di togliere, di cancellarle, eccetera. Allora, l'altra cosa invece importante è che poi le denunce te le tirano fuori dalle dita, no? Cioè non puoi non fare, no, non la volevo fare questa qua, veramente non la volevo fare, però poi a un certo punto dici ma c'è un briciolo di possibile che non c'è nessuno che si incazza, no? Certo. Noi diciamo spesso ma come cazzo è che ci incazziamo solo noi? La gente normale, gli altri, quelli che c'hanno, i giornalisti, gli opinion leader, tutti questi, ma che cazzo fanno? No? Vabbè, e quindi dobbiamo per forza farlo noi. Esattamente. E quindi oggi abbiamo presentato. E questo è importante, perché la rivoluzione incomincia quando il cittadino si rende conto di non essere più rappresentato da coloro che dovrebbero rappresentarlo, e quindi le cose le fa da solo. Questa è la rivoluzione. Quello che hanno fatto i vigili urbani. Esattamente. I vigili urbani, esattamente, di Roma. Perfetto. No? Questo è l'inizio della rivoluzione. Allora, il signor Matteo Renzi. La leggo perché è troppo carina. Allora, nel 10 maggio 2013, la leggo perché è troppo bella, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emana questa circolare. Titolo. La leggo perché è veramente illuminante. Modalità di concessione del trasporto aereo di Stato. Con il decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011 sono state indicate le condizioni e procedure da osservare nella gestione del trasporto aereo di Stato in armonia con gli obiettivi governativi di contenimento della spesa pubblica. La spending review, ricordiamocelo. Altra parola inglese. Molte parole, certo. Le citate norme indicano in particolare le autorità per le quali il trasporto aereo di Stato è sempre disposto, e quindi possibile, in relazione al rango della carica rivestita oppure in quanto destinatarie di un elevato livello di sicurezza, nonché le autorità per le quali il predetto trasporto aereo può essere invece concesso in via eccezionale nel rispetto dei presupposti dell'articolo 7 della direttiva del Presidente del Consiglio, previa valutazione e autorizzazione da parte dell'autorità politica delegata per materia. In particolare, nel rispetto dell'articolo 3,2 del decreto legge numero 98 del 2011 e dell'articolo 7 e 9 della citata direttiva, sarà necessario assicurare che ogni istanza per la concessione di un volo di Stato sia corredata da una documentazione attestante le circostanze che rendono indispensabile ed eccezionale l'utilizzo del mezzo aereo, quindi inderogabilità, urgenza, motivazioni istituzionali, mancanza di mezzi di trasporto alternativi, mancanza di soldi per pagarsi un biglietto, che cazzo ne so a questo punto qui, no? Vabbè, in tale prospettiva è necessario che ogni istanza
reghi anche una sintetica ma dettagliata relazione nella quale siano esposti, oltre alla precisa natura degli impegni ministeriali, elementi utili ai fini di valutazione politico-istituzionale sulla concessione del volo di Stato, per esempio necessità, opportunità, grado di rilevanza e presenza di obblighi internazionali, eccetera, eccetera. Precisando, altresì, le circostanze e le attività precedenti o successive alla missione ostative all'uso di voli commerciali o di altro mezzo di trasporto. Si ringrazia, eccetera, eccetera, per la gentile collaborazione, eccetera. Allora, che sta a dire questa circolare? Sta a dire che l'aereo di Stato, il Falcon di, molto mala memoria, no? In giro, perché ne abbiamo parlato anche in occasione di altri voli di Stato non autorizzati, come quello che si portano appresso gli amici sugli aerei. Ci fu, ci fu quello scandalo di Craxi che era andato a vedere le corse. No, a Pechino, a Pechino. Era andato a vedere le corse. No, era andato a Pechino. No, l'altro che andava a vedere le corse, sì, a Milano. Quello che andava a vedere le corse, sì. Quindi, ma fu il vero scandalo fu fatto contro Craxi, laddove Craxi in realtà si era portato dietro fior di funzionari perché dovevano trattare il governo cinese. Certo. E allora tra questo fior di funzionari c'era anche qualche puttana lì, al seguito, che cazzo vuoi che sia. No, ma le cose importanti. C'era quella che è stata ministro per un sacco di tempo, come cavolo si chiamava? Non mi ricordo più. Lasciamolo stare, vabbè. L'una vale l'altra. Sì, vabbè. Allora. A letto forse, no? A letto no. Sì, vabbè. Ma. Allora. Ma probabilmente sul bidet forse ancora più pertinente. Allora. Mi riferisco a tutte le ministresse di oggi, capito? Le vorrei vedere tutte sedute sul bidet. Mi piace ministresse. Come metresse. Appunto. Metresse. Appunto. Non per caso metresse. Allora, il testo l'abbiamo letto. Ora il procuratore, qui leggo quello che diciamo nella denuncia, ora il procuratore che ci legge dovrebbe chiedersi e domandare a chi di dovere, vale a dire a Matteo Renzi e alla sua squadra di usurpatori di cariche a cui mai sono stati eletti, come hanno potuto aggiungere questa ulteriore infamia e prevaricazione e violazione di legge a norme dello Stato. I fatti sono noti e basta solo verificare cosa scrivono le agenzie stampa, i giornali e le varie testate giornalistiche TV e radio giornali per rendersi conto degli avvenimenti. Allego all'uovo la schermata delle prime pagine di Google che attesta chiaramente i fatti oggetto della presente denuncia. Qui ci sono le nostre firme come ogni pagina. Ecco qua. Qua c'è lo strillone che dice: Renzi a Courmayeur con l'Orea aereo di Stato. Nel 2013 Letta partì per un volo di linea, no? Per fare la differenza. Sì. Come per dire, fra Letta è bella persona diversa. L'M5 Stelle, Renzi ha usato l'aereo di Stato per le vacanze a Courmayeur. Movimento 5 Stelle, Renzi in vacanza sul volo di Stato. La replica, non scelte ma protocolli di sicurezza, dice. Ma di protocollo di sicurezza vuol dire che non sei tanto amato, no? Cioè, visto che non sei stato eletto e non sei amato, ma perché non te ne vai a fanculo, caro Matteo Renzi, no? Movimento 5 Stelle, Renzi ha usato l'aereo di Stato per le vacanze, eccetera. Renzi e famiglia a sciare a Courmayeur con un volo di Stato. Renzi in vacanza su volo di Stato. Voli di Stato, Renzi ai 5 Stelle, tutto secondo le regole. La stampa, Movimento 5 Stelle. Quelle regole, Renzi. Quelle di tua madre, sì, di quella sì. Troia di tua madre. Volo di Stato, eccetera. E il Movimento 5 Stelle attacca Renzi, ha usato il volo di Stato per le vacanze, Renzi in vacanza con il volo di Stato, Renzi solo volo di Stato per vacanze, eccetera, eccetera. Insomma, questo vuol dire che c'è chiaramente una notorietà del fatto, però nessuno dice un cazzo. Certo. Queste anitre starnazzanti dei Movimento 5 Stelle che vanno sui giornali a raccontare tutte le loro dissenso, eccetera, eccetera, però non ce n'è uno che viene con noi. No, che viene da noi a prendersi le sue responsabilità e denunciare il fatto. Naturale. L'abbiamo queste cose qua, noi le comunichiamo regolarmente. Bene, a tutte le agenzie stampa. Non esce una parola che sia una parola. La delegittimazione degli eletti. Certo. Il sistema è tutto marcio, tutto fragile e va tutto eliminato, compresi quelli che fingono di rappresentare l'alternativa politica al Parlamento. Certo, perché se si va a indagare, ne troviamo di alterini anche per il Movimento 5 Stelle, anche se solo hanno un solo anno di storia. Naturale. In un solo anno, stai tranquillo che già un bel po' di porcate l'hanno fatte pure loro, a cominciare dalle leggi che hanno votato. A cominciare dal patron. Certo. Che ha mandato il figlio a trattare per la presidenza. È da folli. Ha mandato il figlio a trattare per la presidenza della Repubblica. Quindi io che cosa devo dire?
Voglio aggiungere una cosa. Voglio farmi un po' di autopromozione. Ricordatevi sempre che c'è sempre il mio libro da vendere. Esattamente, bravo, sì. Diamo un appuntamento. È sempre importante. Al mercato. Allora, nelle prossime settimane terrò tutta una serie di conferenze di presentazione del libro. Piccoli e flash, di promozione del libro. Quindi poi vi daremo ovviamente le informazioni. Tutte le informazioni in merito, e una di queste diciamo circostanze di queste conferenze avverrà probabilmente al Circo Massimo, dove andremo il mercato da Gol Diretti. Al mercato da Gol Diretti, che si tiene metodicamente tutte le domeniche. Poi vi faremo sapere anche per questo fatto. Intanto fatemi sapere, fatemi le ordinazioni per il libro a me o a Giorgio. Ciao a tutti.